Io ho voluto che questo immobile venisse fatto qui. Non è una sala molto larga, noi giù abbiamo un salone molto più largo, però io ho voluto che questo incontro si facesse qui, perché questo è il cuore del giornale. Cioè, quindi in questo momento, oltre a me che sono il direttore e Fabrizio Brangoli che è il vice direttore, vedete come si sta lavorando. Qui alle mie spalle c'è la cronaca di Livorno, lì ci sono i colleghi del web, dell'ufficio centrale, dunque chi si occupa delle pagine della Regione Toscana, chi si occupa delle pagine dello sport, chi si occupa delle pagine di cultura, chi fa un controllo dettagliato sulle tante pagine che noi facciamo in tutte le edizioni. Comunque che voi vedeste come funziona un giornale, perché è una macchina complessa. Abbiamo due macchine da guidare che hanno velocità diverse, no? Perché abbiamo internet, cioè il sito che deve essere tempestivo, deve essere real time. Quindi se succede adesso una cosa di Alfieri, noi dobbiamo sperare che qualcuno di queste scrivanie qui la sappia, la veda, la sappia, ci vada, e che qualcuno di queste scrivanie qui poi riesca in qualche modo a confezionarla e a distribuirla sui social. Con quell'euro di abbonamento non si va soltanto a leggere gli articoli del Tribunale, si entra in quella che noi vogliamo, insomma, ci stiamo ostinando a chiamare una comunità, abbiamo chiamata noi Tribunale e le parole hanno un peso. Sul giornale noi vorremmo con il giornale costruire o continuare a costruire, rafforzare quest'idea di famiglia e di comunità nella quale i lettori, quelli affezionati, quindi quelli che intendono abbonarsi perché ritengono di essere affezionati oggi come anche domani e non dopo domani, stanno con noi e fanno questo pezzo di strada insieme. Ho fatto complimenti al direttore perché era un'esigenza di dover parlare un pochino e di rappresentare insomma, i nostri problemi al giornale e soprattutto di evidenziare quelle aspettative che molto facilmente qualcuno non era soddisfatto di vederle rappresentate. La disponibilità all'ascolto, al mettersi in gioco e la volontà proprio, mi sembra di aver letto una cosa che non leggevo nelle pagine del giornale, la volontà di migliorarsi. La cosa che mi ha sorpreso è la voglia di confrontarsi, vera, no? Perché poi ci sono state le persone, hanno fatto anche delle critiche motivate e il fatto di dire che non sia una cosa così un po' fatta perché dovrebbe essere fatta, ma una reale voglia di confrontarsi, di ascoltare persone. Questi incontri sono importanti perché lavorano sul rapporto sul cittadino, vanno a verificare che il cittadino capisca, danno l'occasione effettiva di parlare. Ecco, cioè, non è un giornale distante, però è un giornale che va dalla gente. Un'ottima impressione perché siete vicino alle persone direttamente. Le opinioni, i pensieri, le idee, le difficoltà, tutto, senza filtri, lì, davanti. Sono molto contenta di aver fatto un viaggio da Montecatini fino a Livorno per conoscere il direttore e vedere come lavora la redazione del Tirreno. Sono molto molto contenta e spero che queste cose possano proseguire nel futuro. Ho apprezzato molto questa iniziativa, la trovo molto importante, specialmente in questi momenti che siamo presi da tante cose e siamo molto dispersivi, ritrovare una redazione di un giornale che ricerca il contatto sul territorio mi sembra una cosa molto, molto importante, veramente una bella iniziativa. Iniziativa veramente interessante, molto stimolante. È un modo per capire un pochino più il giornale dal dentro, perché noi ci sentiamo parte del Tirreno e il Tirreno ci viene incontro.